Buona mattina dal campo country in Alba Adriatica da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy per la categoria 2015, prima partita della mattinata in questa Coppa Costa dei Parchi ad affrontarsi Poseidon Bianca e San Benedettese. Fare palla al piede Rasoterra, adesso si palleggia. Bianca, metti la fascetta. Poi la rimessa è assegnata al Poseidon. Ragazzi piuttosto emozionati per quella che è la prima partita della mattinata, forse si devono anche un po' svegliare. Adesso ci prova la Sambe con una conclusione che porta la palla sul fondo. Della Sambe con sicurezza mette fine all'azione offensiva del Poseidon. Attenzione qui al Poseidon che adesso ha l'opportunità di portarsi in vantaggio, arriva il gol che sblocca la partita nel decimo minuto di gioco quasi scaduto. Sono i ragazzi di Roma a portarsi in vantaggio e allora cambia il risultato, è 1-0. Nel frattempo la San Benedettese adesso può attaccare, la conclusione è neutralizzata ancora dal portiere del Poseidon, oggi in grandissima forma. La porta alla San Benedettese che adesso ancora prova a costruire, ancora una volta la parata in due tempi dell'estremo difensore del Poseidon, ancora a chiudere la saracinesca e la via di accesso alla rete. Allora si riparte con la rimessa laterale in favore dei rossoblù che hanno squillato in prossimità della porta del Poseidon negli ultimi minuti. Adesso l'opportunità però ce l'ha ancora il Poseidon. Non arriva la doppietta, non arriva il raddoppio per l'attaccante dei ragazzi in maglia bianca, portiere del Poseidon. Ancora non c'è il fischio per l'intervallo, la si gioca forse l'ultima azione. Poseidon che cerca di costruire, attenzione all'opportunità per il 2-0 e la doppietta per il giovane attaccante del Poseidon Bianca. 2-0 proprio allo scadere del primo tempo. Vediamo fin quando si giocherà il primo tempo. Eccolo il duplice fischio da parte del direttore di gara. Il parziale dopo lo scadere dei primi 18 minuti tra Poseidon Bianca e San Benedettese è di 2-0 per la squadra di Roma. Rimessa laterale. Attenzione qui alla grandissima opportunità per la San Benedettese, molto sfortunata in questa circostanza perché non arriva il gol che avrebbe riaperto la partita e dimezzato lo svantaggio. Conclusione da lontano, pericolosissima, che si spegne però contro la traversa. Ultimo quarto di gara cominciato. Comincia a scarseggiare il tempo sul cronometro per la San Benedettese. Ovviamente poco importa il risultato, al di là di quale esso sia. Sicuramente siamo qui per divertirci, intanto è Sacchetti che calcia e non trova il tris da Sashov. Allora forse l'ultima azione dell'incontro, che siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Attenzione al Poseidon che ha l'opportunità con Belardinelli di chiudere l'incontro ed è il match point dopo la doppietta di Di Biagio. Il gol di Belardinelli mette la parola fine sull'incontro, è 3-0 Poseidon. Scaduti i 18 minuti di gioco del secondo tempo, ancora si gioca, la San Benedettese deve chiudere, vediamo se c'è tempo per un'ultima azione. Pallone riconquistato dal Poseidon che cala il poker con il gol che dovrebbe essere di Panetta. 4-0. Scaduto il tempo, arriverà probabilmente adesso il triplice fischio. Eccolo infatti, allora si chiude sul punteggio di 4-0 la prima partita della mattinata tra Poseidon Bianca e San Benedettese. La doppietta di Di Biagio, il gol di Belardinelli e il gol di Paletta per i ragazzi dell'Eur.
Un saluto da Alessandro D'Ambrosio di Live Sport Academy, grazie per averci seguito.